Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Siamo in diretta. Certi tempi non li possiamo rispettare come li rispettavamo quando trasmettevamo dalla sede di Due Radio, però cerchiamo di fare del nostro meglio. Anche quest'oggi abbiamo i miei due conduttori. In effetti, io sono un poco quello che accompagna con il programma, e abbiamo il nostro più gradito commentatore che il nostro Ciro Crescentini, a cui do un buongiorno. Ciao Ciro. Ciao, buongiorno, buongiorno. E buongiorno ovviamente a Pasquale Mautone. Buongiorno, buongiorno ai nostri radioascoltatori. Siamo pronti per questa nuova puntata, diciamo, sempre sul tema scottante che affligge tutti noi. Bene, e buongiorno a Sandro Fucito, anche lui, Buongiorno a tutti. diciamo, presidente del Consiglio Comunale da remoto, diciamo così. Ma Abbiamo iniziato da più di una settimana le videoconferenze e dura per tutti, andiamo avanti. benissimo, allora io in maniera introduttiva ma molto rapido vorrei dire che mentre io ho esaurito giusto una mezz'oretta fa quelli che sono, diciamo, i momenti del Covid legato alla medicina e diciamo a quello che è il morbo stesso, insomma il virus, col professore Gennaro D'Amato che tutti i giorni ci sta facendo compagnia, illuminandoci su tutte le cose di cui si parla e anche sulle cose di cui non si parla. Qui invece è il momento di fare degli approfondimenti di natura politica e sociale. Allora io lancio il primo sasso nello stagno, questo è un macigno. Al di là di quello che è la discussione, che se il provvedimento sia congruo, se sia giusto, eccetera, dico però che il provvedimento, come sempre, è lento perché in Italia abbiamo un mostro chiamato burocrazia. Mi risulta anche attraverso diciamo informazioni che arrivano certe, e che per esempio in Germania, che è partita la Germania molti giorni dopo di noi, le piccole aziende già hanno trovato l'accredito sul loro conto corrente, quindi e sono diciamo comunque sovvenzioni che non vedono solamente il prestito sia pure agevolata, ma anche contributi a fondo perduto. Qui si sta parlando da un mese e mezzo, però fino a questo momento la gente non ha visto il becco di un centesimo, e questo dà la possibilità all'antagonista numero uno dello Stato, il malaffare, che invece di liquidità ne ha quanta ne vuole, e diciamo che si può sostituire ancora di più, specialmente di quelli più disagiati. Andiamo per ordine, Pasquale. Sì, Antonio, un'analisi diciamo profonda, attenta, perché proprio nel momento in cui c'è il disagio, il degrado, la povertà, ovviamente il malaffare, la camorra trova terreno fertile dove infiltrarsi, soprattutto quando occorre il denaro corrente per cercare di sopravvivere. È proprio in questo momento che diviene più semplice come dire, trovare nuovi adepti, nuove braccia armate da utilizzare nel sistema camorristico. E questo sicuramente è un problema da segnalare con forza alle forze dell'ordine e alle autorità preposte, perché effettivamente bisogna valutare con attenzione se queste infiltrazioni sono, come dire, anche lesive degli interessi generali. Altro discorso è la lentezza della burocrazia in Italia, nota, come dire, per quanto riguarda proprio diciamo, i vari step che occorrono per portare a compimento diciamo, una norma. E nel nostro caso le famiglie, le imprese, le aziende hanno bisogno di liquidità, e questo non sempre avviene con celerità, come è stato giustamente evidenziato. Abbiamo appreso di ieri che c'è un provvedimento normativo regionale che stanzia tantissimi fondi per quanto riguarda le famiglie, le imprese, e questo va monitorato con attenzione proprio per cercare di condurre i cittadini anche un po' con mano, no? In un percorso di consulenza per fargli fare queste istanze che sono tutte telematiche, e molte volte diviene difficile per i cittadini, perché qui secondo me c'è un problema generale che è quella dell'informatizzazione della intera collettività. Se si pensa che la metà della collettività, la metà degli italiani è sprovvista di un personal computer, diviene abbastanza complesso cercare poi di procedere speditamente. Questo lo dico riguardo alla questione della scuola, riguardo alla questione come dire, delle istanze che vanno adesso fatte telematicamente.
per cui occorre un grosso sforzo, anche perché questi ultimi due mesi hanno dato un input enorme sia per quanto riguarda il mondo del lavoro, per quanto riguarda il cosiddetto smart working, che necessariamente come dire, abbisognano di strumenti e materie prime per cercare di realizzare queste dirette, per cercare di realizzare questi, come dire, questi momenti di crescita. Pensate alle lezioni in remoto da parte dei professori della scuola o rispetto agli esami di maturità. Ci sono tanti aspetti che vanno valutati con attenzione. Io penso che adesso bisogna stringersi, l'ho detto anche l'altra volta, non è il momento della polemica, non è il momento dell'accusa, è un momento di solidarietà nazionale e va portato avanti con forza anche rispetto alle esigenze generali a cui tutti quanti, secondo me, dobbiamo cercare di contribuire, specialmente per coloro che non hanno la possibilità di mettere il piatto in tavola. Sandro, vai. Ma sicuramente, secondo me, momenti del genere rilevano la società che incontrano e il tipo di società con le sue iniquità e con la sua divisione della ricchezza, no? È ovvio che un impatto in Germania è di una economia forte con uno scarso tasso di povertà e con un'organizzazione sociale di un determinato tipo. L'impatto negli Stati Uniti è quello di una società che lascia morire all'inizio un 17enne senza assicurazione. È chiaro che, come dire, la nostra Italia è il paese nel quale la Banca Vaticana non sembra coinvolta in quello che sta avvenendo, è il paese nel quale restano intatte le grandi ricchezze di una parte ridotta della popolazione, è il paese nel quale si può insinuare il malaffare e la criminalità, che ovviamente colma dei vuoti, di certo non li inventa. E quindi ecco, la sticella si alza sempre di più, perché è chiaro che in un momento del genere avere i motivi di equità, di trasparenza e di sollievo delle fasce popolari è ancora più difficile. Fermo restando che secondo me occorre però una consapevolezza. Se, come dire, questo paese si è eventualmente liberato dalla superintelligente che la sera diceva che era solo un'influenza, dalla plastico di Bruno Vespa, dalle Cellino che voleva che lo Stato intervenisse, come dire, per gli stipendi dei calciatori, cioè se questo ciarpame è in parte messo da parte, come dire, scusate il bisticcio di parole, ora si tratta di parlare in carne ed ossa a milioni di persone, immaginare un futuro, ma soprattutto non sentiamo più Sandro, in attesa di ripristinare il collegamento. Ah, eccolo qua, vai Sandro, sai. Il problema è che il telefono fa saltare praticamente quando arriva una telefonata. E quindi è chiaro che, a mio modesto parere, bisogna intervenire subito verso chi soffre, ma con strumenti anche che devono essere unificati. C'è un'iniziativa del Comune che si può rivolgere soltanto agli ultimissimi, ma quella della regione dovrebbe partire da questa griglia valutativa ed andare ad estendere l'intervento e via via poi il governo nazionale, altrimenti c'è il rischio che si intervenga male e tardi e che soprattutto l'attenzione ci sia sia alle imprese ma non alle persone in carne ed ossa. Bene, e allora do la parola a Ciro Crescentini facendo una premessa. Ciro, oltre ad essere stato un ex grande, tra virgolette, sindacalista, è un giornalista di grande spessore, perché non ha legami, non ha bavagli e scrive quello che pensa. Per cui, Ciro, a te la parola. La vicenda del coronavirus sta facendo emergere, come dire, le contraddizioni di questo paese e anche la messa in discussione del sistema dominante sul piano economico. Credo che è arrivato anche il momento di affrontare e di programmare il dopo, e non può essere più come prima, perché per esempio emergono alcune questioni che sono state, come dire, snobbate negli ultimi anni
anche dai governi, non dico quelli di centrodestra perché hanno fatto il loro mestiere nell'interesse del liberismo, ma anche quelli di centrosinistra. Mi spiego. C'è la necessità, per esempio, di far tornare la gestione della sanità nelle mani dello Stato. Non possiamo più consentire 20 gestioni della sanità pubblica. Non è possibile. Si è bloccato anche il Dare deleghe governo. in bianco ai governatori. La sanità deve ritornare con gli stessi principi della riforma 833, che è stata la migliore riforma a livello mondiale. Grazie a quella riforma, il prodotto del vecchio centrosinistra, del Partito Socialista, della Democrazia Cristiana e anche del Partito Comunista, noi abbiamo avuto la migliore sanità pubblica a livello mondiale e quindi c'è questo problema. Così come bisogna affrontare il problema di nazionalizzare. Se l'Alitalia, la compagnia aerea, faccio un esempio, deve tornare in questi giorni, mentre tutte le varie compagnie private scappavano, ad andare a prendere i nostri connazionali in giro per i vari paesi. Era la nostra sgangherata compagnia all'Italia, con tutti i problemi che aveva. I trasporti devono tornare al 100% in mani pubbliche. Le telecomunicazioni devono tornare in mani pubbliche, come la vecchia SIP. I settori strategici, industriali, dobbiamo tornare all'IRI, a una nuova IRI, per ricostruire un nuovo sistema industriale in questo paese. La scuola pubblica deve essere rilanciata, bisogna stanziare, come dire, bisogna fare maggiori investimenti sulla scuola pubblica, così come per la ricerca. Questo è il punto, cioè credo che bisogna discutere, chiamatelo come volete, ma credo che c'è proprio all'ordine del giorno un nuovo modello di sviluppo, un nuovo modello di società e io dico c'è all'ordine del giorno il socialismo in questo paese, anche se qualcuno negli ultimi anni l'aveva snobbato. È in crisi il sistema capitalistico, è in crisi in Italia, in crisi in Europa, è in crisi a livello mondiale. I fatti hanno dimostrato che con tutti i problemi noi abbiamo avuto il sostegno da paesi socialisti come Cuba, come il Venezuela, come la Cina con tutte le sue contraddizioni di paesi autoritari. Quindi questo è il problema all'ordine del giorno. Fino a qualche anno fa, chi poneva l'esigenza di una società socialista veniva, come dire, banalizzata, roba vecchia. Invece i fatti stanno a dimostrare che c'è tanto bisogno di socialismo in questo paese. E non lo dico io, lo diceva fino ad alcuni anni fa, lo diceva fino ad alcuni anni fa, persone che non erano dei grandi barricadieri. Enrico Berlinguer, che non era un rivoluzionario, ma era un riformista, poneva queste questioni, ricordo, nell'ambito di un piano a medio termine che fu presentato negli anni 70. Erano elementi di socialismo da introdurre in questo paese. Ecco, io credo che all'ordine del giorno in questo paese c'è la necessità di introdurre elementi di socialismo. È in crisi questo modello di sviluppo. L'epidemia del coronavirus è il prodotto di questo sistema economico, culturale e sociale. E mi sembra una proposta giusta perché mi pare che siano tramontati i tempi in cui si diceva privato è bello. Io ho vissuto sulla mia pelle la storia della SIP, in effetti poi diventata Telecom e poi comprata da un accattone praticamente attraverso un meccanismo che ancora oggi grida vendetta. Sono stati scritti libri, ecco, non da rivoluzionari, ma da normali e attenti analisti del settore, diciamo industriale e finanziario, e tutti hanno convenuto che in effetti hanno pigliato la fabbrica di San Pietro e l'hanno scambiata con la Pieve di Campagna. Quindi ormai le cose sono successe, adesso c'è da mettere, come dire, la cosiddetta pezza e cercare di ripartire con diversi presupposti. Però per tornare alla nostra realtà, adesso la domanda è questa ed è secca: i provvedimenti presi dal nostro governo, e in ordine Pasquale,
Sandro e Ciro. Sono congrui, andavano migliorati. A mio parere, insomma, credo che si sia fatto quello che si poteva fare, si potrebbe fare meglio. L'unica cosa su cui ho da recriminare è che si baserà buona parte sul debito, praticamente, che dovranno contrarre le piccole, medie, anche le grosse aziende. E la cosa, diciamo, di per sé può andare anche bene con chi aveva già un buon business. Immagino una pizzeria importante, se solo le danno la possibilità di aprire, è un prestito per poter far fronte, diciamo, agli impegni non ancora onorati di questo periodo, la pizzeria partirà, ripartirà alla grande. La stessa cosa non può essere per piccole aziende che hanno un business molto moderato. Francamente, credo che si doveva aumentare il fondo perduto, e sto parlando di aziende. Per quanto riguarda i cittadini, credo che bisogna fare il massimo, perché la solidarietà e il pacco di pasta vanno bene, ma non basta. Allora, in ordine, Pasquale. Sì, allora, io penso che in questo momento occorre un forte intervento dello Stato per garantire le fasce più deboli, ma non solo quelle, perché qui il problema sono anche i nuovi poveri, sono coloro che fino a ieri riuscivano a vivere dignitosamente, adesso si trovano con le attività ferme, bloccate e con tutti i creditori da pagare. Quindi qua il problema serio non è tanto la questione di garantire un reddito minimo a tutti, questo lo si sta facendo. Tutto sommato, diciamo, c'è una fascia molto ampia che prima riceveva il reddito di cittadinanza, adesso ci sono diciamo, una platea più ampia, e qui va nella giusta direzione. Ma adesso il vero problema è di queste imprese che hanno tutte queste scadenze e non riescono ad onorare i crediti, proprio perché c'è un'assoluta mancanza di attività e c'è un problema legato poi all'occupazione generale, che con i soggetti, diciamo, in cassa integrazione in deroga. Però non è men vero che, secondo me, quello che occorre non è quello che sta avvenendo, ovvero il rinvio dei debiti. Rinviare i debiti significa solo rinviare il problema. Io penso che oggi ci dovrebbe essere un'ipotesi, una valutazione di sterilizzazione del debito. Cioè, perché se tu oggi mi dici che la cassa forense, invece di pagarla nel 2020, come avvocato la devo pagare nel 2021, tutto sommato il problema me l'hai spostato nel 2021, perché io non vedo un cliente da un mese e mezzo. Perché chi ci viene oggi allo studio con questi chiari di luna e con la mascherina? Cioè, io parlavo con i colleghi penalisti, solo qualche detenuto si deve andare a fare qualche udienza, perché sono provvedimenti di urgenza. Ma qui è tutto fermo, per cui i professionisti, gli autonomi, i lavoratori autonomi, comunque sono costretti a pagare fitti, a pagare scadenze, a pagare utenze, che comunque ricadono su un'assoluta mancanza di attività. Per questo io penso che occorre una vision più ampia nel garantire non il rinvio di quell'imposta, ma la sospensione, ma la sterilizzazione o l'eliminazione di quel pagamento, visto questo grave momento eccezionale che si è verificato. Penso che sia lì il vero problema su cui bisogna insistere, non la questione in generale del rinvio, perché il rinvio va bene, ma l'anno prossimo noi non staremo nella condizione di poter pagare il vecchio e pure il nuovo. Quindi questa è una valutazione che va fatta per quanto riguarda soprattutto il mondo dell'impresa. Sulla questione invece del sistema sanitario, questa è una proposta lanciata proprio qualche giorno fa sul sistema unificato nazionale. Non dimentichiamo che questa è una proposta che viene da lontano, però per effettuare tutto ciò bisogna, come dire, modificare il titolo quinto della Costituzione, che è alquanto complesso come percorso, perché si tratta di una norma di efficacia rafforzata. Però la legge 833 del 78 ha istituito, diciamo, un buon sistema sanitario, e io penso che il sistema sanitario italiano sia, diciamo, all'avanguardia in tutto il mondo, per cui oggi è un momento di crisi eccezionale, per cui siamo tutti in difficoltà, però non dimentichiamo che l'Italia dal punto di vista sanitario è sicuramente un fiore all'occhiello, e si spera che passando questo momento si possa effettivamente anche valutare un'ipotesi di un intervento statale più ampio. Sulla questione invece di, come dire, di inserire elementi più di natura collettivista, io penso che un evento del genere come il Coronavirus sia un problema anche dei sistemi collettivistici,
Non è che in quei sistemi la gente non muore, o non è che in quei sistemi non ci sono, diciamo, le emergenze per quanto riguarda la fila presso gli ospedali. Qui è un problema ben più ampio che secondo me riguarda un'assoluta, come dire, valutazione general preventiva che va fatta. E questa valutazione general preventiva, purtroppo, i costi sociali non ci consentono di fare i tamponi a tutti quanti. Ma qua il vero problema sarà nel momento in cui si va a riprendere, perché nel momento in cui si va a riprendere si deve vedere quali sono i soggetti che possono riprendere l'attività perché non sono portatori o perché non hanno l'infezione, perché altrimenti diventa complessa la questione, nell'attesa, sperando che ci possa essere un vaccino. Io penso che in questo momento il vero problema sia proprio quello di garantire i diritti essenziali a coloro che si trovano veramente in grande difficoltà. Vai Sandro, vai. Oh, io credo che noi ci troviamo nel pieno di un paradosso, lo accennava Ciro, ci sono realtà nel mondo dove le risposte sono comunque diverse e queste realtà magari noi le definiamo dittatoriali, no? La libertà sta negli Stati Uniti, dove hanno destinato un parcheggio alle persone che possono dormire a terra. La dittatura sarebbe Putin, che ha detto ad aprile non si lavora, garantiti gli stipendi ai lavoratori pubblici e privati. È chiaro che noi siamo, voglio dire, in una situazione così, in un limbo, ma secondo me, se non vi è una straordinaria programmazione di medio periodo delle funzioni economiche e sanitarie insieme, non andiamo da nessuna parte. Quindi, in due parole, nell'immediato il reddito cosiddetto di quarantena è una misura necessaria, ma è necessario anche che vi siano delle leggi e decreti che limitino e comprimano il diritto alla rendita. L'infelicità di un commerciante che dovrà pagare migliaia di euro di fitto per un'attività economica che lo Stato oggi dice avere valore economico zero perché deve stare chiuso, è un paradosso che va affrontato, ma va affrontato non con ulteriori somme ed elargizioni, va affrontato dicendo per legge che sin quando c'è il coronavirus e l'emergenza il valore economico di quegli immobili non esiste, quindi il proprietario non lo può riscuotere o lo può riscuotere soltanto in parte. I fitti, in luogo, affiancando il contributo all'affitto, è necessario che intervenga un provvedimento che in particolar modo per le grandi proprietà ora e subito vada a limitare l'importo dei fitti riscuotibili. Questa devono essere germi di una società, come dire, più giusta, che affronta in questo momento una emergenza di questa portata. Ma occorre un programma quantomeno annuale, perché tamponi di massa, isolamento domiciliare, riportare man mano le persone al lavoro, ma a lavori esercitati in forma diversa. Smart working può essere un'occasione per creare il lavoro a distanza, c'è un investimento pubblico in questo senso, o stiamo consegnando le nostre vite a Google e agli algoritmi americani con la democrazia, i processi produttivi, la privacy e tutto il resto? Su questo occorre uno scappo nazionale molto molto importante in questo momento. Noi dobbiamo pensare a come la società va avanti sino al vaccino. Lasciate perdere la pubblicità, chi parla della pastiera, del primo maggio, di Pasqua, della spiaggia, dell'ombrellone, della granita, eccetera, eccetera. Sono tutte, voglio dire, elementi di folklore. Questa società deve ragionare da qui alla ripresa possibile, quella vera dopo il vaccino. Ciro Crescentini, dai. Io credo che per quanto riguarda i provvedimenti del governo, devo dire che sostanzialmente il mio giudizio è positivo anche per i prossimi, perché a quanto pare, stando almeno alle indiscrezioni, ma per esempio sulla vicenda del reddito di cittadinanza,
l'orientamento ad allargare il reddito anche a chi non ha avuto la possibilità fino ad oggi di poterne usufruire è un fatto positivo. Così come è positivo, per esempio, la possibilità di sostenere le partite IVA. Però su questo io vorrei fare molta chiarezza. Non si possono. Questo governo ha approvato dei provvedimenti positivi, ma è anche stato un po' troppo generoso, perché io non posso mettere sullo stesso livello la partita IVA, cioè l'artigiano, la piccola bottega, con chi ha 4 SUV e ha un patrimonio, anche a livello immobiliare. Invece le 600 euro, a quanto pare, le stanno chiedendo tutti per quanto riguarda le partite IVA. Antonio sollevava una questione seria. Il problema della pizzeria non sono i 10.000 o i 25.000 euro di sostegno. La pizzeria, per esempio, bisognerebbe metterla in condizione di, non dico di cancellare i debiti pregressi o prestiti in corso, ma almeno di agevolarla su queste questioni. Per esempio, molte persone hanno contratto prestiti al consumo e molte banche continuano a chiedere le rate. C'è la necessità, per esempio, di sospendere questi prestiti. Non mi risulta, per esempio, che le banche abbiano fatto questo. Sì, hanno bloccato, hanno sospeso i mutui per la casa, ma non per quanto riguarda i prestiti al consumo. Così come, per esempio, c'è il problema, sempre a proposito della ripresa, di come molte aziende riapriranno. Alcune aziende, mi risulta, per esempio la A2 Gas in Sicilia, oppure altre aziende italiane, stanno chiedendo la cassa integrazione pur avendo dei bilanci in attivo, oppure, mentre invece abbiamo delle aziende che praticamente si stanno comportando in maniera lodevole. Parlo della Luxottica, per esempio, che sta dando l'integrazione ai lavoratori. C'è la necessità di introdurre, cioè non bastano soltanto gli interventi statali. Sandro ha ragione, se vogliamo iniziare a cambiare dobbiamo incominciare a parlare anche di patrimoniale. E quando parlo di patrimoniale vorrei partire innanzitutto dai grandi patrimoni immobiliari e mobiliari in questo paese, ma anche da chi ha dei conti correnti abbastanza sostanziosi e che nonostante la crisi, diciamo, va avanti tranquillamente. Quindi c'è un problema di introdurre la patrimoniale, così come c'è un problema, voglio dire, di un vero e proprio piano per l'occupazione, per la ripresa, un vero e proprio piano di occupazione che deve interessare tutti i settori, perché io ho la preoccupazione che subito dopo l'epidemia avremo tantissimi licenziamenti e 700-800 euro al mese non potranno aiutare le famiglie ad andare avanti. Quindi c'è anche un problema di tensione sociale che potrebbe determinarsi nei prossimi giorni. Ripeto, questo governo ha adottato dei provvedimenti positivi, è il migliore governo possibile, perché se qualcuno spera di insediare Draghi per fare altro in questo paese, credo che se lo deve dimenticare, insomma, perché quella è l'operazione in atto. Antonio si ricorderà che durante subito dopo il colera a Napoli nel 1973, oddio, un'emergenza un po' più localizzata tra la Campania e la Puglia, e si adottarono dei provvedimenti di emergenza. Io ricordo benissimo che con il colera a Napoli, un'altra epidemia, che un'altra emergenza che fu utilizzata dalle forze reazionarie opportuniste per fare altro. Ricordo che col colera a Napoli furono trasferite, deportate migliaia di famiglie dal centro storico alla periferia con la scusa del colera. E con la scusa del colera furono distrutte vere e proprie figure sociali.
perché con la scusa che c'era il vibrione, chiusero, ha perso i lavori i pescatori, perso il lavoro anche molte attività artigiane. E allora che cosa si fece? Allora ci furono massicce assunzioni, per esempio, ricordo che da poco era stata creata l'Alfa Sud a Pomigliano e ci furono molte assunzioni all'Alfa Sud, ma sempre a proposito dell'IRI. Allora l'Alfa era a partecipazione statale. Così come per esempio furono adottati dei veri e propri piani per l'occupazione. E quindi la crisi fu gestita in questa maniera. Non è che voglio tornare a Reda, però molto spesso ho l'impressione, non è che voglio sminuire il problema, ma ho la netta impressione che questo governo stia eccessivamente dando una delega in bianco alla comunità scientifica. Anche perché io poi noto delle contraddizioni tra la comunità scientifica. C'è Sacchi a Milano, che per lui, ormai se dipendesse da lui, dovrebbe andare avanti perennemente con l'emergenza. Cioè per lui un problema non si risolve mai. Oggi sono quelli che vogliono uscire dall'emergenza. Io credo che la politica deve incominciare anche ad avere un ruolo, allargare la propria comunità scientifica, perché ho l'impressione che sulle emergenze poi si compiono altre cose. Sulle emergenze si compiono altre scelte di carattere economiche e queste scelte di carattere economico alla fine possono produrre effetti devastanti sul piano sociale. Di questo sono preoccupato. Io, guardate, io non ho mai condiviso nulla di Renzi, soprattutto le scelte economiche, le leggi contro i lavoratori che ha fatto approvare con i suoi governi. Però lui sta sollevando una questione che non va assolutamente banalizzata. La questione di dire incominciamo a programmare per uscire da questa emergenza. E credo che è un problema, credo che bisogna cominciare a affrontare come uscire dall'emergenza. Ovviamente Renzi ragiona dal punto di vista un po' più filocomindustriale. Però c'è un problema che sta sollevando e che non bisogna assolutamente banalizzare. Lo scontro, io non lo vedo lo scontro con i medici, non vedo questa sorta di... Cioè non mi interessa la contrapposizione tra nord e sud, tra Sacchi e l'istituto e l'ospedale Cotugno. A me interessa capire se tutti i virologi ragionano alla stessa maniera, se ci sono delle contraddizioni. Se Tarro pone delle questioni, non bisogna banalizzare Tarro, è chiaro. Cioè, io ho la netta sensazione che qualcuno vuole continuare con la logica dell'emergenza, è chiaro, e non c'è interesse ad uscire da questa emergenza. Qua, scusatemi se pongo una questione, però se noi continueremo a introdurre maggiori restrizioni, ad alimentare maggiore panico che viene molto spesso alimentato anche dai mezzi di comunicazione di massa, voglio dire, perché se voi vedete alcune notizie, molto spesso sono contraddittorie tra di loro. Allora non è che voglio fare l'ottimista, però c'è un problema serio da affrontare e cominciare a ragionare e a programmare per il dopo. Non si può continuare sempre a alimentare panico, tensione e a produrre ulteriore emergenza. Guarda Ciro, io ricordo benissimo quello che tu dici all'epoca del colera. In effetti lì si mise in pratica la metà del piano, perché in effetti lì c'era il famoso regno del possibile, se tu ricordi, del nostro buon Cirino Pomicino, che prevedeva... Antonio, scusa se interrompi, il regno del possibile fu proposto subito dopo il terremoto. Ah, ecco, perfetto. Però l'obiettivo, dicevo, comunque era quello di deportare praticamente la parte povera, diciamo, e poco ambiente nel centro di Napoli, portando Napoli, diciamo, a livello di tutte le altre città mondiali, perché il centro storico comunque è appannaggio di una borghesia, diciamo, ricca. Napoli è l'unica, in effetti, realtà, viva Dio, va bene così, dove c'è anche il popolino, diciamo, un popolino che deve essere aiutato a crescere da un punto di vista culturale,
ma non è che va deportato nei casermoni dove poi si creano quegli agglomerati mostruosi. Vabbè, il discorso ci porterebbe lontano, però tu poni, ecco, un problema serio. Io ti dico la verità, è un mese che mi sento con il professore Gennaro D'Amato, che è una persona svincolata perché non ha più un'attività, diciamo, dopo aver fatto per 30 anni il primario al Cardarelli, e devo dire che lui conviene sul fatto che, diciamo, negli ultimi 30 anni si è fatto una politica scellerata sempre a danno del pubblico e a favore del privato, questo voglio dire, però lui conviene anche su un fatto, e io su questo credo di essere d'accordo, che il medico deve gestire, diciamo, la sanità sotto l'aspetto, diciamo, proprio medico. Il politico deve gestire, diciamo, qualche cosa che lascia libero il medico. Mi spiego. Il primario non deve interessarsi dell'approvvigionamento della carta igienica, perché poi puoi trovare il primario un po' ingordo che magari speculerà pure sulla carta igienica, mentre il primario si deve interessare dell'organizzazione del suo reparto e del migliore funzionamento possibile. Quindi diciamo che la mezza verità è via la politica dalla sanità, diciamo che via la politica dalla medicina e via la medicina dalla politica, non so se rendo l'idea con questo piccolo slogan. In ordine, Pasquale. Sì, io penso che oggi sia venuto il momento principalmente di fare una scelta per quanto riguarda la questione della ricerca, perché oggi non si può più pensare che la ricerca venga degradata a un elemento non essenziale. E se noi pensiamo cosa ha combinato questo piccolissimo oggetto inanimato, ci fa capire proprio che un paese senza ricerca, dove tutti quanti siamo stati messi con le spalle al muro, a partire dal presidente degli Stati Uniti, che si è permesso di dire vicino agli scienziati fate presto, e allora si rende conto di questo scenario drammatico, dove, per dirla proprio con la rivista Science, dove il direttore del Science della rivista ha preso una posizione forte quando dice che la voce della scienza va ascoltata e rispettata sempre, non solo nell'emergenza, dalle persone e anche dalla politica, con fiducia reciproca senza interporla né distorcerla in funzione di moralismi e tornaconti. Ecco, questo è il dato drammatico della comunità mondiale in termini di ricerca. Se noi non facciamo ricerca, se noi consentiamo che i ricercatori vanno all'estero, non c'è un momento di approfondimento. È chiaro che nell'ordinarietà può anche andare, ma in un momento del genere, con questa drammaticità dei bollettini nosografici e nel prendere atto della nostra fragilità, noi dobbiamo riporre una condivisa speranza nello stato di welfare, ma soprattutto nei medici, che è loro che devono necessariamente essere tutelati, soprattutto in un momento in cui sono stesso loro soggetti a infezioni. E vedete quanti, stamattina leggevo che tutto l'intero reparto del Sant'Orsola di Bologna, 13 medici tutti soggetti al coronavirus, anche a Napoli si stanno verificando dei focolai. Quindi c'è un problema generale di tutela dei medici e del personale sanitario. E qui, secondo me, va valutato anche con attenzione una questione di eliminare per i prossimi anni queste migliaia di cause, di giudizi nei confronti delle strutture e dei medici, e quindi garantire direttamente, io penso, direttamente agli eredi delle vittime un'indennità per quanto riguarda questo momento drammatico del fine vita. Perché qui effettivamente diviene difficile compensare tutto questo e creare un sistema che possa dare equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche, perché ecco, nel momento in cui si uscirà dall'emergenza bisognerà anche avere una visione della società, e che tutto questo sia da monito e che tutto questo sia, come dire, da lezione di quello che normalmente poi bisognerà fare. Per cui oggi, ripeto, è il momento dell'unione e della solidarietà, ma non è nemmeno che bisogna anche guardare oltre con una prospettiva generazionale, perché qui sta morendo un'intera generazione per quanto riguarda specialmente in certi territori. Oggi c'è una polemica fortissima sulla questione sanitaria della regione Lombardia, perché determinati comuni non sono stati chiusi dopo 9 giorni e si è arrivato un focolaio enorme dove sono morte centinaia e centinaia di persone. Del resto ieri è stata posta la domanda
anche al presidente Conte, e lui, diciamo, ha risposto in un certo modo, ha detto che si sarebbe assunto tutte le responsabilità, però sta di fatto che quello è veramente un nervo scoperto rispetto a tutto quello che sta avvenendo. Io penso che adesso il governo stia prendendo un po' le misure, questo sicuramente, anche perché adesso, diciamo, anche i farmaci iniziano ad essere più standardizzati, si riesce a capire un po' meglio, però occorre necessariamente, questo è l'invito che dobbiamo fare a tutte le persone, rimanete a casa, rimanete a casa. Non c'è un altro momento per cercare di far ridurre le infezioni. Il momento dell'isolamento è necessario per cercare di ripartire, anche in queste feste natali, in queste feste pasquali, scusate, è venuto natalizio, anche in queste feste pasquali è necessario rimanere a casa. Sarà dopo il momento per fare altre cose, anche perché in questo preciso momento dobbiamo vedere che cosa succede, per esempio, in questi comuni dove viene abbassata la tensione e il controllo. Vedete, al comune di Labro è stato costretto il sindaco a chiudere l'intero comune, delimitandolo come zona rossa, per cui queste sciocchezze possono costare la vita all'intera comunità. Questa arroganza di non voler capire che bisogna stare a casa è una cosa gravissima, perché io l'altro giorno al Vomero vedevo le macchine in doppia fila. Allora, quando c'è questa diminuzione del controllo, è una cosa grave, perché qui siamo tutti provati, qui siamo tutti da un mese chiusi in casa. Però questo è un appello che noi dobbiamo rivolgere a tutti nel garantire questo isolamento, perché solo in questo modo possiamo cercare di ridurre. Chi vuole fare il furbetto che esce oppure va a fare la spesa 4 volte al giorno, comprando una volta il latte e una volta il prosciutto, è una cosa grave. La spesa va fatta così come vanno stabilite dalle indicazioni, va fatta una volta a settimana. Non bisogna uscire, bisogna necessariamente essere isolati per cercare di far scendere questa curva. Questo, secondo me, io mi sento di dire, nell'aspetto soprattutto più pratico, perché se non si riesce a stare in casa, io penso che un futuro noi al momento riusciamo a vedere, anche perché i rinvii, per esempio, per le udienze sono stati rinviati fino al 9 maggio, quindi ci sarà ancora da aspettare per riprendere. Quindi non perché qui sembra che sia passato un po' il messaggio che la cosa sta diminuendo. Assolutamente non sta diminuendo, e in Campania abbiamo un altissimo tasso di percentuale di morti, che è il più alto di tutto il Mezzogiorno. Non sta diminuendo niente, non facciamo passare il messaggio che sta diminuendo, perché non è vero. Oggi la situazione va monitorata e va tenuta con estremo controllo e con estremo rigore, perché solo in questo momento bisogna cercare, come dire, di essere uniti e di non pensare a tutte queste cose, come diceva pure Sandro prima, il mare, la montagna, gli aperitivi. Oggi è il momento della riflessione e soprattutto di stringersi tutti insieme, è il momento anche della sofferenza, perché qua tutti stiamo soffrendo nello stare in questa posizione di quarantena, però oggi è necessario tutto questo per cercare di garantire un futuro anche alle prossime generazioni. Dai Sandro, dai. Sì, Antonio, tu parlavi di fuori la politica dalla sanità, o il nesso tra sanità e politica. È sparito Sandro. Vediamo se lo recuperiamo. Sono? Sì. Il dramma è che la politica non ha un'idea della società, perché se i medici cubani vengono qui, non vengono per turismo sanitario, vengono perché vi è una società, ne parlavamo l'altra volta, nella quale c'è medicina di base, c'è prevenzione, non ci sono le lobby farmaceutiche, vi è un percorso, un nesso diverso tra l'uomo e la sua salute. Noi qui non facciamo programmi di corsa la mattina, no, popolari, bensì abbiamo degli esperti anabolizzanti nelle palestre, quindi siamo l'esito di una società che ha dentro il suo male i suoi grandi limiti, e quindi anche la spesa sanitaria. Noi non siamo in grado di rendere come servizio pubblico gli esami diagnostici di alto livello, quelli li deve fare il privato, ma non siamo neanche in condizione di fare le dialisi, perché quelle sono remunerative e le fa il privato. Questa è la società che noi abbiamo. Noi abbiamo una Italietta nella quale abbiamo 80.000 medici di famiglia, che alcuni dei quali svolgono delle funzioni eroiche, altri
sono chiamati a fare le prescrizioni. Quindi è chiaro che un paese nella sua generalità è un paese che va riorganizzato secondo altre categorie e possibilmente secondo un altro pensiero, all'esito del quale tante cose sono possibili. Questo è un paese, voglio dire, che potrebbe offrire tanto ai suoi cittadini, mettendo in relazione i lavori di pubblica utilità, creando un calmiere sui redditi dei professionisti, creando delle organizzazioni, voglio dire, di organizzate tra comuni, ASL, scuole, tribunali, lavori, eccetera, eccetera. Tanto un grande programma di salute sarebbe, come dire, possibile. È chiaro, anch'io come Ciro convengo che in questo momento, nella situazione data, si sta facendo effettivamente il possibile. Noi siamo in un paese in cui l'ex ministro dell'interno propone di aprire le chiese. Noi siamo il paese nel quale il predicatore del Salernitano ha fatto 25 contagi per andare a fare la preghiera. Voglio dire, noi questi siamo, non è che stiamo parlando di chissà che cosa, siamo quelli che mentre in Cina, in Corea del Sud avevano le applicazioni sui telefonini dei contagiati, noi avevamo Amadeus che ci diceva di lavarci le mani. Noi queste cose le dobbiamo ricordare. Noi abbiamo la classe politica che oggi evita lo scontro sociale grazie al reddito di cittadinanza, dopo aver detto diffusamente quasi tutti di volerlo eliminare. Questo è il paese reale. Allora, se partiamo, voglio dire, da questi elementi empirici, quantomeno di autocritica, è possibile che andiamo da qualche parte. Vai Ciro a concludere che siamo già fuori dagli orari, fai il tuo intervento tranquillo. Io il problema non è quello che non è il problema di rimanere a casa, non rimanere a casa, oppure non voglio rimanere a casa, voglio uscire, eccetera. Cioè, non è questo il problema. Io però vi invito dopo la trasmissione ad andare su Google e scrivere, per esempio, polmonite 2018 e vedete articoli dalla Repubblica alla Corriere della Sera all'Ansa con questi titoli. Il primo titolo che viene, polmonite 2018 di Repubblica, polmonite 12 novembre 2019, polmonite ogni giorno uccide 2200 bambini, la polmonite causa questa, ANSA 6 dicembre 2018, la polmonite causa 11.000 morti l'anno in Italia. Prevenirla è possibile. Poi c'è un altro, il Wall Street Italia. I primi casi fin dall'inizio del 2018. Io non sono un complottista, però sollevo un problema. Le epidemie non nascono perché ci sta qualche, come dire, qualche vendetta del buon Dio. Se nascono è perché è mancata la prevenzione. Ed è mancata la prevenzione territoriale. Io perché all'inizio della discussione che abbiamo fatto mi sono riferito alla legge 833, un punto di riferimento che è attualissima ed è moderna? Perché quella legge prevedeva la prevenzione sui territori, gli ambulatori di quartiere. Prevedeva che il medico andava casa per casa, ma non nel piccolo borgo, diciamo così, di Avellino, ma anche in città. Prevedeva che la possibilità per i cittadini di avere dei consultori, cioè quella è una legge avanzatissima, l'abbiamo smantellata. Quindi se c'è il problema di 2200 bambini che muoiono di polmonite, voglio dire, a prescindere dal coronavirus, stiamo parlando del 2018, un problema c'è, e questo problema è stato alimentato dalle scelte nefaste sul piano politico fatte in questo paese per quanto riguarda la sanità. Io non è che adesso voglio enfatizzare Cuba, ma a Cuba ci sono solo 10 casi di coronavirus e sono tutti e 10 stranieri, tutti turisti. Sapete a Cuba come stanno trattando? Perché io lo sto seguendo la cosa anche attraverso. Non appena arrivano, a parte il fatto che c'è scattata la prevenzione territoriale
dall'Havana ad altre città cubane. Ma quando arrivano gli stranieri all'albergo, immediatamente vengono controllati, fatte le visite mediche e tutto. Gli 11 italiani che sono stati trovati positivi grazie a quest'opera di prevenzione, perché sono andati in albergo a controllarli, per evitare che appunto arrivassero ad infettare il paese. Ma non ci sono altri casi, è chiaro. Allora, c'è il problema della prevenzione. Quindi l'epidemia, e poi voglio dire un'altra cosa, questo poi lo vedremo quando usciremo da questa emergenza, in quelle zone lì, in quel triangolo industriale lombardo, poi bisognerebbe anche verificare come questo coronavirus si è diffuso e se è anche dovuto alla presenza di forti inquinamenti in quelle aree, o se sia stato un vettore. Come dire, se l'inquinamento sia stato un vettore per diffondere il virus, però questo lo vedremo più là. Quindi c'è un problema di prevenzione. Quindi non basta dire rimanimma a casa, c'è anche un problema di dire no, che ci sono delle responsabilità precise. Antonio, io quando prima facevo riferimento a Sacchi di Milano, ecco, per esempio, Sacchi è uno di quelli che, a differenza di tanti medici, no, sta sempre in televisione. E Tu io lo parli vedo. di Galli, scusami Galli, giusto? Tu Eh? chiami Sacchi, è Galli, Scusami, Galli, scusami Antonio, sta sempre in sì, vai, vai. televisione, cioè dell'ospedale Sacchi. Il problema è che sta sempre in televisione. E quindi a un certo punto io credo che c'è anche un problema che certi, come tu giustamente hai posto il problema della politica che ha avuto un'invadenza dell'ambito sanitario. E su questo ti do ragione, anche se io ritengo che la politica comunque deve svolgere un ruolo di programmazione e deve dirigere e non deve farsi bacchettare, no? Dalle critiche. Certamente, Ma in quel caso certamente. lì, Antonio, ci sono dei burocrati, anche dei medici, ci sono anche delle vere e proprie consorterie mediche, lobby farmaceutici che hanno interesse a mantenere l'emergenza, Antonio, che Beh, vogliono certo, vero. continuare con l'emergenza. Io non ho detto che voglio uscire. Di uscire di casa, ma mi preoccupa anche che certe lobby vogliono continuare con l'emergenza. Allora dobbiamo capire, ecco, noi dobbiamo uscire dall'emergenza, però dobbiamo capire che ci sono anche degli oltranzisti che vivono e si riproducono con l'emergenza. Questo è il punto che ho sollevato prima, insomma. Benissimo. Ragazzi, siamo fuori anche di gran lunga, per cui non ci resta altro che salutare. Ringrazio Ciro Crescentini, come sempre, chiaro e voglio dire, sempre coglie le tematiche al punto giusto. Ringrazio Pasquale Mautone, avvocato e professore in quarantena. Ringrazio il presidente del Consiglio Comunale, Sandro Fucito, anche lui Grazie a voi. presidente in quarantena. Ragazzi, salutate e così chiudiamo Grazie. questa trasmissione. Grazie. Arrivederci a tutti, Ciao, ciao, arrivederci alla ciao, prossima. ciao, ciao. Alla prossima.